Ciao, sono viva. Quasi. Allora, è domenica, una settimana dopo il video che ho girato My Hair Story. Devo andare da mia suocera, quindi mi preparo con voi. È una modalità che non usavo da un po' di tempo. Ho già fatto la base per velocizzare, ho messo una BB cream della Avon e l'ho opacizzata con la Kiko 103. C'ho ancora delle occhiaie pazzesche, però comunque è stata una brutta influenza. Caricherò questo video, mi preparo con voi, e dopo il top e flop che avevo fatto prima di ammalarmi. E poi dopo, oggi faccio una serie di video così. Ho una magliettina, maglioncino blu, fatto con le borchette così. Maglietta a collo alto, che fa un freddo poi a Milano. Una tosse ancora, lasciamo perdere. Iniziamo. Uso della Kiko la 04, la palettina 04, non l'ho mai usata, è intonsa come potete vedere, ma c'è del blu. Ho detto ah, proviamo. Allora, con il pennellino aiuto di Essence, questo qua, applico, inizio ad applicare il colore più chiaro. Allora, che dire? Madonna mia, ragazzi, questa storia di YouTube ha cambiato, YouTube ha fatto, mamma mia. All'inizio pensavo anch'io, ho detto cavolo, sparisco, ma de che? Allora, ora ve la spiego. Se non commentate, se non mettete mi piace nei video delle vostre YouTuber preferite, ovviamente non vi appaiono, e che è una boiata, comunque, non vi appaiono subito nella home dei video caricati e dicono sparisco, ma sparisci de che? Cioè, io ho persone che hanno 5, 6, 7, 10.000 iscritti e dicono sparisco. Cioè, io che ne ho 140, 143, grazie a tutte, grazie di esservi iscritte. Cioè, che devo dire, mi uccido? No! Cioè, basta semplicemente, se proprio, proprio, proprio non avete tempo di andare a guardare i video nelle vostre iscrizioni, cliccare il canale della persona che vi piace, chiedere a YouTube una volta al giorno, una volta a settimana, di inviarvi una mail con tutti i video delle YouTubers che hanno caricato video. Cioè, sta tragedia, sparisco, aiutatemi, ma aiutatemi perché c'hai 5.000 iscritti, non parli mai dei canali piccoli e mi viene a dire aiutami, ma datte fuoco, cioè, no, capito. Ma queste cose mi mandano veramente in bestia. Cioè, e poi è vero, è una cazzata, secondo me, quello che ha fatto YouTube, ma forse anche per evitare di avere persone che hanno 5.000 iscritti, magari finti. Cioè, non so come dire, no? Ti crei n mail e quindi aumenti il numero di iscrizioni, penso io. Poi comunque è tutto legato a Google Plus, perché poi Google Plus diventerà, cerca di sostituire un po' Facebook, comunque vabbè, lasciamo perdere. Ma persone veramente che hanno 3, 4, 5.000 iscritte, quindi io aiuto, titoli del tipo aiuto, aiutatemi a non scomparire, ma che te cancellano? No, non te cancellano. Se ti interessa seguire una persona, continuerai a seguirla come poco prima. Mi si sta già scaricando la batteria, vabbè. Poi, questo è il bianco, uso della NYX, il V31, questo pennellino ad angolo. Andiamo a prelevare a questo punto il colore blu della palettina, nella speranza che sia scrivente tanto quanto questo qua bianco, che devo dire che non è male, vedete? Adesso se continua così la batteria, mi sa che co corro subito a prendere il caricabatterie, perché sennò rimaniamo qua fin filicchio. Allora faccio la mia classica V e me la porto all'interno. Wow, che scrivenza, guardate. Bello, cioè, forse un po' troppo green, eh? Vabbè, mo lo sfumiamo. Quindi niente, ragazze, se proprio proprio non avete voglia di stare lì a guardare, vi fate mandare, come faccio io, una mail con tutti gli aggiornamenti delle YouTubers a quale io sono iscritta, sono 140, 139, 140, che ogni tanto faccio pulizia. E mi arriva una mail con Pinco Palla ha caricato questo video, Pinco Palla ha caricato quest'altro video, via. Cioè, non è che muore nessuno, non è che spariscono. Ma vabbè, tanta tragedia umana. Le cose sono molto più importanti al di fuori di YouTube, sinceramente. Va bene, adesso, visto che è un po' lo sfumiamo, perché così non ci piace, vero? Non ci piace.
Consumiamo con il mio amato pennellino Chris della Zueva. I love this. Mamma mia. E niente. Quindi caricherò una serie di video. Prima carico questo, poi carico il top e flop, poi faccio il video dei prodotti terminati perché ne ho un bel po', ne ho accumulati un bel po' in questi mesi, Dio grazia. E niente, quindi vi farò quello. E poi vi faccio un video a sorpresa, che poi non ve lo dico, E niente, mazza, non sfuma bene, non si sfuma bene, fa fatica. E quindi niente, ho preso questa influenza dopo. L'ultima volta che ho preso un'influenza così, quella febbre che non mi andava al di sotto dei 37,5 è stato nel 2010. Tant'è che dovevo andare in Capodanno con gli amici e sono rimasta a casa. Comunque è stata brutta, lunga, c'è ancora gli strascichi. Niente, venerdì 18 andiamo per Londra, facciamo venerdì, sabato e domenica. Non vedo l'ora e speriamo che insomma un pochino di guarire un pochino. Ah, cerco di sfumare il più possibile. È molto difficile da sfumare questo colore, eh. Devo essere proprio sincera, si fa fatica. Ma è molto molto bella però, devo dire che è molto bella. E niente, questa modalità mi mancava, effettivamente mi mancava, cioè insomma mi mancava anche girare video. L'ultimo video che ho girato è stato domenica con la febbre, stavo veramente male, l'ho fatto proprio perché mi piaceva come video, proprio perché mi piace tantissimo collaborare con De Pupazzi, ciao tesoro. E niente, poi mi è arrivata la beauty box di Donna Vagabonda. Per chi mi segue su Instagram l'ha vista la foto, vi faccio il video anche di quello, molto molto bella. E devo dire che io ho preso quella bio, così proviamo qualche prodotto biologico. E niente male. Allora, ok, questo è il risultato. Non ho voglia di fare altro, se devo essere sincera, ma si può andare. Pulisco il pennellino con la carta igienica perché la professionalità della carta igienica è sempre apprezzata. E niente, quindi. Ah, come primer ho usato il mio eyeliner che sta per finire, della Kiko. Uso la Super Shock di Avon, quella nera. La uso perché non ho voglia di temperare le altre matite. Io so già che pagherò questa scelta mia. Perché se la metto troppo all'interno dell'occhio mi brucia, infatti cercherò di metterla all'attaccatura delle ciglia. Io l'adoro, ma ragazzi, vi posso assicurare che su di me brucia tantissimo. E niente, che vi devo dire? MAC ne combina uno al giorno. Però per chi, ripeto, mi segue su Instagram o anche su Facebook, perché alcune persone mi seguono su Facebook, io non ho un profilo pubblico su Facebook, ho il mio profilo privato, e con alcune persone con cui sono molto in contatto, sia su YouTube che nella vita privata, ovviamente mi seguono su lì, decido di accettare o meno le amicizie su Facebook. Oddio, poi il giorno in cui avrò non 140 iscritti, ma 140.000 iscritti, alleluia. Magari creo la pagina fan di Facebook, adesso non lo so. Quindi, boh, per il momento è privato, quindi con chi proprio un rapporto stretto stretto. Concedo la mia amicizia. Sono un trucco molto veloce come al solito. Sotto, guarda, che occhiaie! Senza poi andare in giro così. Adesso metto un attimo in pausa perché la batteria. Mi sta mandando a fanculo. Eccomi, ce l'abbiamo fatta. Riprendo quello che avevo in mano. Scusate per la parolaccia di prima. Stavo facendo questo video. Cosa stavo facendo? Ah no, le occhiaie, che non so, potevo andare in giro così. Vita difficile, vita difficile. Poi ci si mette anche YouTube. Veloce, non c'ho voglia di fare altro oggi, sono proprio stanca ancora. Sono tornata in ufficio giovedì. Uso come mascara il Sexy Plum Pulp, Sexy Pulp, non Plum.
Sexy pulp della Yves Rocher, che mi piace molto, l'ho già detto, ci piace, che è lo scovolino fatto così. E niente, che altro vi devo dire? Sì, Mac mi combina uno al giorno, però che tenero, quando avevo la febbre è stato tutto il tempo attaccato, sia lui che lei, poi alla fine anche lei. Solo che con il raffreddore le labbra completamente screpolate, ma con l'antibiotico, ho preso l'antibiotico, mi ha completamente tagliato le labbra. Sono riuscita in qualche modo, usando il burro cacao della Body Shop, quello all'anguria, tutte le sere mette quintalate e quintalate di burro cacao, devo dire che è molto buono. Me le ha completamente, almeno richiuse un pochino, perché sennò era una roba allucinante. Quindi venerdì andiamo a Londra, venerdì, sabato e domenica andiamo un po' a vedere com'è questa Londra. Io non l'ho mai vista, ho girato abbastanza nella mia vita, ma Londra mi mancava e non si poteva non andare. Tra l'altro abbiamo trovato un volo in offerta all'hotel vicino Crossing Road, la stazione metropolitana, boh, qualcosa del genere. Tanto Andrea parla inglese, io neanche mi ci metto. Parla inglese, voglio vederlo io a Londra parlare inglese, che quelli parlano stritto stritto stritto, vedremo. Vabbè, poi con il mio pennellino della Zoeva blush uso della Mua il shade 1, non so se lo vedete, ok, ho usato lo smalto da Sinful Color, non mi piace. Non mi piace perché innanzitutto ci ho messo 6 passate, 6, e poi si è già sbeccato. A parte che le mie unghie, ormai io non so più che cosa fare con le unghie, cioè non ho a fare gli esami del sangue perché qua c'è qualcosa che non va. Ma non mi piace proprio, non mi piace la texture, non mi piace, a differenza di quello che avevo usato quest'estate, che è quello blu, questo qua è rosa proprio, non ci siamo, infatti finirà nei bocciati nel mese prossimo e poi dopo lo do alla mia amica, che a mia amica o mia cognata, che comunque loro non stanno a guardare il capello, come dico io. Ok, ma nel frattempo il bianco, quando l'ho spento, si è un po' spartacciato qua, mi fa anche un po' da illuminante. Ah, due in uno, madonna che faccia, ragazze. Cioè, si vede che ancora non sto bene. Niente, questo è il risultato. Occhiaie, borse a parte. Voce da non si sa cosa a parte, anche quello. Buongiorno, sono da oggi. Uso per le labbra il nuovo Chubby Stick della Avon, che ho preso adesso, che uscirà in campagna 12. Risk Rose, che così, vediamo un po' com'è, non lo so, in diretta oggi, tutti i prodotti nuovi in diretta. A parte, se non avessi le labbra così secche forse sarebbe meglio, non è male. Ok, non è male, ma le labbra veramente secchissime, ne ha può fare. Sembra carino, molto carino. Sì, ma vediamo quanto dura. Però queste labbra secche, ragazze, le labbra secche fra un mese mi torneranno a posto. Qua sono ancora sotto antibiotico fino ad oggi. Allora, rispatasciamo un pochino qua. Ok, questo è il risultato finale, vi ho ammorbato per non so quanti minuti come al solito. Allora, quindi ripetendo tutto, caricherò questo video prima, poi carico il top e flop, poi oggi pomeriggio faccio altri, se sto un pochino meglio faccio altri video, così poi piano 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 recupero la mia settimana e mezzo di assenza. Anche perché ho un sacco di video, devo ancora finire di fare le video sulla collezione delle mie palette, il video sulle collezioni degli ombretti, insomma, un po' di roba.
Tra l'altro, l'altro giorno ho sistemato tutti i rossetti, madonna, io devo smettere di comprare rossetti, cioè proprio, no, ma devo proprio smettere di comprare, cioè. Vabbè, ça va sans dire che prima o poi li avremo. Un bacione, buona domenica, ciao!